Musica italiana in molto bene, Camillas, Michele Panzeri, Andrea Medri o Andrea Medri, Camillas, Michele Panzeri. Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Mai. Benvenuti, ragazzi. Mi chiedo a volte cosa ci faccio ancora qui. Dunque, c'è una. Anche noi. Ti dico una cosa, ragazzi. Sì, prego. Ho fatto la mano. Sì. Mi piace molto come Michele Panzeri usa il reverbero. Sì. Lo vuoi anche tu? Posso provare io? È fissato. Sono 5 euro. Sono 5 euro. Posso provare? Molto bene. Senti, glielo allora, regaliamo, lui usa meglio, porta a casa. Lui usa meglio di me, lui. Canale 19. Ok, digitale terrestre, ci vedete, ci ascoltate, radiolinea numero 1, ma attenzione. Ma veniamo a noi, c'è la rubrica che ha esordito la scorsa settimana, è stato un grandissimo successo, topic su Twitter. Sì, migliaia di messaggi nel mio cervello, migliaia Ferragni ha avuto così tanti milioni. Like. Sì, sì, sì. Ferragni, che sappiamo, si è appena lasciato con Fedez. È vero? È vero? Sì, sì. Ma dai. Alla grande, ma dai, non dire cazzate. Sta con Baglioni adesso. No. Va bene. E io che ancora ogni tanto mi fermo e do udienza. No, va bene. Veniamo a noi. La rubrica che tutti aspettano, che ha esordito la scorsa settimana, grazie a nonna, la rubrica è siglata. La grande storia dell'emozione. Fatti accaduti nel passato. Sì. Di particolare rilevanza emotiva. Di particolare rilevanza emotiva. Beh, ragazzi, okay. Sì, siamo qua con questa nuova rubrica. Sì. Abbiamo detto, i nostri soci qua, appena esordito, è già l'entusiasmo cavalca l'entusiasmo. Sì. Nell'872 a.C., sì, mentre le armate di Sirio di Alanna avanzavano lungo le scogliere della Danimarca, Fjord Nudgen, della cittadina di Mandors, uccise Loka per i rituali gnocchi del mercoledì. Poiché la moglie tardava. Poiché la moglie tardava con la cottura delle patate, sì, Fjord completò il suo poema, sì, La Divina Commedia. Ah, okay. Certo, quindi è un plagio. Firmandolo Giacomo Leopardi, sì, perché no, era un ragazzo timido. Era H Giacomo Leopardi, era uno pseudonimo. Dopo pranzo, fece un tranquillo pisolino in salotto. Sì. Alle 18 passò al suo amico Danny, sì, per la consueta partita di bocce, sì, e Fjord perse. Sì. No! Ecco qua. La grande storia dell'emozione. 876 avanti Cristo. Benissimo, sì, molto bene, va tutto, è tutto perfetto.